La sezione CAI di Montano Antilia è l'unica presente nel territorio del Cilento. Lo scorso mese di settembre ha instaurato un rapporto di collaborazione con il liceo Pisacane di Sapri, che ha visto svolgere 6 mesi di alternanza scuola-lavoro. Durante questo percorso ben 147 studenti hanno potuto, oltre che apprendere le nozioni base per la salvaguardia del territorio, operare direttamente sui sentieri per la mappatura e segnatura, nonché per la manutenzione e pulizia degli stessi, diventati vere e proprie discariche abusive. A parlarne direttamente ai nostri microfoni è stato il segretario della sezione CAI di Montano Antilia, Luigi Danna. Noi abbiamo cominciato nel mese di settembre come prima sezione in Campania, abbiamo instaurato un rapporto di collaborazione con il liceo Pisacane di Sapri e abbiamo fatto 6 mesi di alternanza scuola-lavoro. Abbiamo fatto delle lezioni propedeutiche in aula magna a Sapri, giusto per dargli le prime nozioni, le nozioni base. Poi insieme con gli altri collaboratori del CAI li abbiamo portati sui sentieri per la mappatura, segnatura, localizzazione dei sentieri e soprattutto manutenzione e pulizia, perché purtroppo ci siamo trovati in alcune situazioni che i sentieri erano diventati, oltre a essere poco curati, erano diventate discariche abusive. Abbiamo trovato copertoni auto, buste dell'immondizia e tutto il resto. Quindi, siccome il CAI si propone per la salvaguardia del territorio, diciamo del Parco Nazionale del Cilento, i ragazzi purtroppo hanno dovuto fare anche gli spazzini. Però insomma hanno imparato tante tante cose. Quanti ragazzi hanno partecipato all'iniziativa? Allora hanno partecipato 3/4, 3/5 e 2/3, per un totale di 147 ragazzi che fra le altre cose sono diventati i nostri soci giovani e quindi rappresentano il futuro del club alpino. Quindi hanno risposto bene, c'è stato entusiasmo? Sì, e noi contiamo quest'anno di ripetere, abbiamo già presentato il progetto alla professoressa Principe, che sarebbe il dirigente del liceo Pisacane di Sapri, abbiamo presentato il progetto per proseguire nella nostra azione, che i ragazzi di quarta e quinta che già hanno partecipato l'anno scorso faranno, oltre ai sentieri, faranno delle lezioni sulla flora, sulla fauna e tutto il resto. Invece i ragazzi di terza li dobbiamo riavviare e dobbiamo fare lo stesso percorso che abbiamo fatto l'anno scorso. Però penso che ci sia una bella partecipazione, perché i tutor interni, i professori del liceo che sono stati delegati dalla preside, faccio i nomi perché sono persone per bene, la professoressa Zicca, il professore Scarano, la professoressa Lenti, hanno partecipato con diciamo fattiva collaborazione e meglio così, si sono anche fidati di noi e noi ci siamo fidati di loro, è stata una fiducia ben corrisposta da parte nostra e da parte loro.